Pendolari e turisti costretti a spostarsi in condizioni pessime con carrozze affollate che spesso hanno spinto i viaggiatori a non poter salire nemmeno a bordo. E la denuncia dell'associazione regionale Codici. Nel mirino i convogli ferroviari che da Napoli arrivano in Cilento passando per Salerno. Quest'estate ha praticamente confermato quello che abbiamo già notato negli anni scorsi e purtroppo ovvero sia la difficoltà di raggiungere le località costiere del Cilento attraverso la mobilità pubblica e nello specifico attraverso il trasporto su ferro, attraverso il treno. Abbiamo riscontrato, ed è un dato di fatto, una notevole difficoltà di raggiungere le località con il trasporto pubblico e addirittura treni sovraffollati, treni sicuramente in numero insufficiente, numerosi turisti e anche pendolari che non sono riusciti a utilizzare il trasporto pubblico nella maniera che avevano programmato. Ad 8 Channel, il presidente regionale dell'associazione sottolinea anche un'altra criticità che riguarda questa parte della provincia. Il tragitto dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, infatti, bypassa completamente il Cilento. Si impone anche un ripensamento di quella che è la strategia di quella che sarà l'alta velocità, che allo stato taglia fuori completamente il Cilento e pone una seria ipoteca negativa sulle possibilità di sviluppo sia economico che turistico dell'area.